Puoi premere un po' meno. Ah, scusa. Ma è così che funzionava. Sì, a proposito di... invasivo. Cybertron è il primo campionato di neurobotica dove squadre e piloti da tutto il mondo si sfidano con tecnologie legate al mondo della disabilità. All'interno di Cybertron esistono 8 diverse discipline che vanno dal braccio robotico per persone amputate a esoscheletri per gli arti inferiori alla Brain Computer Interface. Qui al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, noi con il White Team partecipiamo nella disciplina della Brain Computer Interface Race, che rappresenta una delle discipline più futuristiche di Cybertron. Infatti, nella BCI Race, il pilota deve controllare tramite le proprie onde cerebrali dei dispositivi robotici in un ambiente virtuale. La Brain Computer Interface è una tecnologia in grado di decodificare le intenzioni dell'utente tramite le proprie onde cerebrali. L'utente deve immaginare il movimento di una parte specifica del proprio corpo e la BCI sarà in grado di tradurla in un comando per il dispositivo robotico. È importante sottolineare che la nostra BCI è in grado di decodificare l'immaginazione di parti specifiche del corpo del pilota. E in particolare io utilizzo l'immaginazione del movimento della mia mano destra e della mia mano sinistra. E questo permette al sistema, insomma, di riconoscere le mie intenzioni di movimento e mi permette di controllare dei sistemi come braccio robotici o carrozzine elettroniche. La BCI non è in grado di leggere il pensiero dell'utente, ma è in grado di riconoscere quando l'utente, pensando all'immaginazione di una parte del proprio corpo, attiva o non attiva certe zone della sua corteccia cerebrale. La prima sfida per rendere la tecnologia del BCI di uso comune è innanzitutto la robustezza del sistema. Infatti la BCI dovrebbe riuscire a funzionare in qualsiasi situazione, dal laboratorio alla casa dell'utente. A questo riguardo Cybertron rappresenta un'ottima opportunità per testare il nostro sistema, la nostra BCI, al di fuori del laboratorio. La seconda sfida riguarda riuscire a integrare al meglio l'essere umano, il nostro pilota, e l'intelligenza artificiale, la nostra BCI. La nostra ricerca si basa sull'ipotesi che solo tramite l'apprendimento reciproco di queste due componenti si riesce a raggiungere questo obiettivo.